buon lunedì, buon inizio settimana, una nuova settimana insieme in vostra e nostra compagnia in diretta con tanti temi di attualità, temi caldi in primo piano come sempre che riguardano la nostra regione e non soltanto, lo facciamo come sempre con ospiti in studio e con ospiti in collegamento da remoto. Oggi tra l'altro è il primo giorno di primavera, anche se insomma le condizioni meteorologiche non sembrerebbero appunto indicarci che siamo entrati, scusate, nell'estate. Sono anch'io un po' sfasata vista appunto le condizioni meteorologiche. Intanto voglio dare il benvenuto al nostro ospite che abbiamo qui in presenza con noi, Ivano Verra, benvenuto, che grazie. È candidato sindaco di Italexit Torino alle prossime elezioni amministrative. Come chi ci segue ormai sa, stiamo facendo una carrellata, una rassegna dei principali candidati per le prossime elezioni amministrative che a Torino si terranno in autunno. E quindi quest'oggi scopriremo, conosceremo meglio Ivano Verra, che in verità è già stato anche nostro ospite, ma sotto un altro, come dire, un'altra veste. Siamo quindi lieti di averla qui con noi. Vorrei subito partire un po' da quello che è il claim, no? Che recita un po' il suo programma, la dicitura che recita oltre la destra, oltre la sinistra per un vero cambiamento. Innanzitutto voglio ricordare che Ivano Verra è un architetto, ha lavorato da sempre nell'ambito dei beni culturali in Piemonte e non soltanto, e quindi io vorrei capire come è arrivato, appunto seguendo quale percorso è arrivata questa investitura di candidato a sindaco con appunto Italexit, il partito di, ricordiamo, fondato da Gianluigi Paragone. Allora, come è approdato a questa nuova avventura? Bene, intanto ringrazio per l'ospitalità, è un piacere essere sempre all'interno di questi uffici, di questi studi. Come sono arrivato? Sono arrivato perché degli amici che hanno abbracciato l'autunno scorso il progetto di Italexit mi hanno contattato perché conoscono le mie idee e allora mi hanno detto: tu dovresti far parte di Italexit, perché effettivamente la pensiamo nello stesso modo. E io arrivo dal mondo della Lega, quindi è un mondo che sostanzialmente qualche anno fa aveva degli obiettivi simili, anzi simili a quelli di Italexit, solo che oggi non li persegue più, e quindi non perseguendoli io ovviamente mi sono trovato un po' spaesato all'interno di questo mondo, e quindi il passaggio a Italexit con il nuovo anno è stato un passaggio quasi obbligato, volendo cercare di fare qualcosa per il nostro territorio. Quindi Italexit è sostanzialmente, come dice la parola proprio qua, Italexit con Paragone, vuol dire che l'Italia vuole uscire dall'Europa, ma questa uscita dall'Europa è ovviamente una volontà che nasce dall'importanza di ridare importanza all'Italia in ambito europeo. Ovvero, prima della metà degli anni 90 l'Italia era il quarto paese al mondo come potenza mondiale, oggi siamo diventati la 14ª o la 15ª potenza mondiale, e non è che nel 92, nel 91 non fossimo in Europa, lo eravamo lo stesso in Europa, però dopo abbiamo cominciato a firmare tutta una serie di trattati che ci hanno in qualche modo indebolito e ci hanno superato ovviamente altre potenze europee come il Vietnam, come altri stati, e noi stiamo andando sempre più verso il basso. Per questo sicuramente uno dei passaggi importanti della nostra campagna politica a livello nazionale, però ecco, adesso noi siamo sul territorio torinese, quindi Italexit nasce di lì, esatto, proprio di puntare più il focus sulla nostra realtà territoriale. Vorrei cominciare proprio da leggendo, scorrendo un po' il suo programma, poi vedremo quali sono le priorità che le stanno più a cuore. Sicuramente uno dei temi, un po' un cavallo di battaglia che stanno portando avanti
tutti i candidati è quello del lavoro, perché ovviamente trovandoci in questa situazione assolutamente particolare, eccezionale, difficile, abbiamo solo ogni giorno notizie che veramente danno conto del periodo difficile che stiamo attraversando a causa della pandemia. Notizia ad esempio di oggi è che il PIL piemontese non è mai stato così basso, siamo ritornati retrocessi al 2008 e quindi sicuramente c'è un'emergenza appunto economica, un'emergenza sociale che si ravvede soprattutto nelle periferie. Infatti, leggendo appunto il suo programma, notavo che in primo piano un'attenzione viene riservata proprio a questo mondo periferico della città e dell'occupazione, che sono appunto, dicevo, sicuramente i temi più caldi sentiti da tutti i cittadini. Ecco, per quanto riguarda le periferie, fino al 2016 sappiamo che il centro-sinistra a Torino perlomeno teneva banco in queste zone periferiche, soprattutto nella zona nord di Torino, poi con Chiara Appendino l'elettorato si è spostato più verso appunto i 5 Stelle. Adesso questo tipo di elettorato sembra un po' deluso, no? da quello che si aspettava dalla sindaca. Allora io vorrei capire dal suo punto di vista, secondo voi questo mondo, questo piccolo microcosmo potrebbe essere intercettato appunto da voi o c'è, come dire, la sinistra potrebbe ancora riconquistarsi la fiducia di questo elettorato? Come vi ponete rispetto alle periferie? Una super domanda alla fine. Grazie, Nova. Allora, io volevo solamente fare una considerazione. Sono andato a prendere dei dati, dei sondaggi del 2016 e che sono proprio, nel senso, riscontrabili sulla rete, per cui li ho proprio presi in rete, e tra i sondaggi si parla nel 2016, quindi usciamo da un certo numero di mandati della sinistra al potere cittadino, dove tra i punti ci sono sicurezza e periferie abbandonate. Per cui oggi ci ritroviamo una tematica che non è stata risolta dal Partito Democratico e non è stata risolta dal Movimento 5 Stelle, ma questo è semplice perché non fanno delle politiche atte alla valorizzazione proprio del territorio. Noi, uno dei passaggi che noi abbiamo già anticipato dalla conferenza stampa di presentazione della mia figura come candidato sindaco ai primi di giugno e poi anche sabato con la presenza di Gianluigi Paragone, il nostro leader nazionale, e che noi dobbiamo fare una strategia territoriale che deve essere almeno decennale se non anche quindicennale. Siamo in un momento dove il mondo sta cambiando, ma sta cambiando alla velocità esponenziale, per cui c'è l'esigenza di fare dei cambiamenti. E sul tema delle periferie noi abbiamo indicato come primo punto lo sviluppo della città a livello policentrico, cioè la città non deve essere più, come vedo in questa immagine, non deve essere più centrata solamente su Via Roma, su Piazza Castello, ma deve essere centrata sull'intero territorio urbano. Fattore di ricentrare, fattore di ridare spazio e ridare visibilità alle periferie significa anche ridare ovviamente in mano il tema del lavoro. E ci siamo dimenticati di quella che è stata l'importanza delle periferie negli anni 60, negli anni 70, quando il lavoro era molto forte nella nostra città e le periferie erano molto importanti proprio per la presenza di persone che comunque garantivano la manodopera nel settore industriale. Per cui noi dobbiamo ridare questa forza alle città, alle periferie per la città. Ricordiamoci che certe periferie, ma peraltro la maggior parte all'interno, hanno nella loro organizzazione, avevano tutti gli spazi della stessa città, quindi la chiesa, avevano lo spazio delle attività commerciali, avevano lo spazio del verde. Siamo poi noi che in questi anni, io parlo non come Italexit, ma noi come amministratori, in senso lato ovviamente, che abbiamo cercato di ridurre queste periferie ad un ghetto. Noi queste periferie ad un ghetto non ci stiamo, noi vogliamo delle periferie che siano delle periferie
belle, che siano delle periferie vivibili sotto tutti i punti di vista. Quindi secondo lei l'errore più grande del centro-sinistra e poi dal 2016 in poi proprio dei 5 Stelle è quello di non aver saputo ridare risalto, riqualificare, certo, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista occupazionale le periferie, che di fatto rimangono dei ghetti, dei dormitori, no? Esattamente. Quindi... Io guardi sempre in questa ricerca che ho fatto online, c'è proprio una parola che dicono: le periferie sono state abbandonate a se stesse. Quindi invece l'amministrazione, il comune, in collaborazione con le circoscrizioni, devono creare proprio una progettualità attiva. Non può non esserci una progettualità, ci deve essere una progettualità. Io ho fatto piani strategici per 20 anni e continuo a fare, l'ho fatti più o meno un po' in giro per l'Italia, sia di paesi piccoli che di città un po' più grandi. E le strategie territoriali sono molto importanti per lo sviluppo, anche perché se non faccio una strategia territoriale, come faccio a stimolare l'attenzione di chi vuole investire sul territorio? E investire sul territorio non significa fare investire solamente alle multinazionali, anzi, di cui noi in questo momento vorremmo cercare di ridurre la presenza delle multinazionali, ma vorremmo cercare di dare spazio a quello che è l'importanza invece della piccola e media industria locale, ovviamente, e qui possiamo entrare in tutto nel discorso delle eccellenze, all'artigianato e al commercio. Quindi quello della promozione di tutta la filiera locale, quindi più attenzione proprio... Io arrivo da... alle imprese locali radicate, certo, sul territorio. Che io però, scusi. No, volevo solo fare una chiosa a quello dicendo, praticamente che sicuramente hanno pagato il prezzo più salato le imprese, le piccole imprese a conduzione familiare, no? Certo. Durante la pandemia. Quindi ci sono tante sfide, no? All'orizzonte. Poi Verra ci spiegherà... quali sono appunto i tre, ne abbiamo già affrontato qualcuno di fondamentale importanza, periferie, occupazioni, ma parleremo ancora ovviamente delle sfide intorno alle quali si snoda anche il suo programma. Ma vedo che abbiamo già collegata con noi la nostra prima ospite in streaming, a cui do davvero il benvenuto e ringrazio di essere qui con noi, è Chiara Rivetti, benvenuta, dottoressa. Buongiorno. Presidente. Buongiorno. Di ANAO Assomed Piemonte, grazie davvero per essere qui con noi. Ecco, con Chiara Rivetti volevamo fare un po' il punto, innanzitutto partendo da un appello che è stato lanciato proprio da ANAO Assomed relativo appunto alla possibilità dei parenti dei pazienti ricoverati nelle nostre strutture ospedaliere di poter accedere alle ASL, quindi poter far visita ai propri parenti dopo questo periodo difficilissimo che, come tutti sappiamo, appunto ha visto i pazienti degli ricoverati in ospedale assolutamente blindati e esclusi da tutto il mondo esterno. Ecco, com'è la situazione attuale, qual è lo stato dell'arte e cosa nello specifico richiedete, visto che ormai ufficialmente, tra l'altro, proprio da oggi tutta l'Italia tranne la Val d'Aosta entra in zona bianca. Beh sì, è proprio per questo, perché effettivamente la circolazione del virus è nettamente ridotta, i sanitari a questo punto sono praticamente tutti vaccinati, ci sono i DPI, quindi i dispositivi di protezione, le mascherine, i camici, ed è possibile fare i tamponi sia ai pazienti ricoverati che ai visitatori. Chiediamo che in qualche modo si riducano i limiti che adesso ancora hanno i parenti per visitare i pazienti ricoverati. È ormai da marzo 2020 che i pazienti ricoverati non possono avere le visite dei loro parenti. Nella seconda e terza ondata siamo stati leggermente più tolleranti
con i parenti dei pazienti terminali o in gravissime condizioni che con diciamo una specifica richiesta potevano accedere una volta sole, uno solo per far visita ai propri parenti. Adesso insomma l'appello è quello che con tutta la prudenza del caso, con tutte quindi le attenzioni, si possa in qualche modo riaprire, come stiamo riaprendo le palestre, come stiamo riaprendo i ristoranti, anche gli ospedali ai parenti. Per chi è ricoverato, la visita dei propri cari fa parte del percorso di cura, è fondamentale proprio per dare, questo noi lo vediamo quotidianamente, per dare la forza di reagire e la voglia un po' di tornare a casa, quindi soprattutto per i pazienti anziani è davvero la vicinanza delle persone care è davvero fondamentale. Molto importante, sì. Certo. E, quindi tra l'altro diamo anche uno sguardo appunto alla campagna vaccinale che sta proseguendo in modo spedito. Ieri è stato appunto abbattuto il muro del milione di dosi di vaccinati con entrambe le dosi e siamo 2/3 di persone che hanno ricevuto almeno una prima dose. Si è creato poi una sorta di sistema Piemonte, no? Dal punto di vista vaccinale, coinvolti gli hub che come diamo conto spesso, come danno conto tutti i principali media e anche i privati hanno messo a disposizione proprio per accelerare il più possibile la campagna vaccinale, così come ci sono le farmacie in primo piano. Tra l'altro i medici, l'ordine dei medici aveva avanzato qualche perplessità, no, riguardo alla campagna vaccinale nella farmacia a causa della non presenza di un medico. Ecco, lei come valuta questa posizione dell'ordine dei medici e quali ricadute avrà? Ci saranno anche delle ricadute positive, visto che il personale medico non sarà impegnato su questo versante, avrà quindi la possibilità anche di tornare a eliminare le liste d'attesa che si sono create in questi mesi. Ma dunque, io effettivamente capisco bene la posizione dell'ordine dei medici perché vaccinare è un atto medico ed è necessario che sia un medico a definire le indicazioni o soprattutto le controindicazioni al vaccino. C'è da dire che le controindicazioni sono molto rare, che i farmacisti hanno comunque fatto un corso di preparazione, che in Piemonte esiste una buona rete del 118, per cui se succede qualche cosa possono intervenire prontamente, quindi francamente io non vedo grossi ostacoli al coinvolgimento anche delle farmacie perché in fondo aiutano proprio a una diffusione capillare della campagna vaccinale che coinvolga più persone possibile. In questo modo sarebbe poi anche possibile in qualche modo sollevare un po' i medici ospedalieri, quindi proprio gli specialisti, cardiologi, pneumologi, anestesisti, che in questo momento negli ospedali devono dedicare delle ore a vaccinare, il che è ovviamente meritorio perché, come sappiamo tutti, la campagna vaccinale ha un'assoluta priorità, ma se vengono coinvolte anche altre figure, forse gli specialisti possono essere in qualche modo liberati e dirottati ad abbattere le liste d'attesa, perché l'altro grande problema in questo momento sono tutte le altre patologie non Covid che in qualche modo sono state un po' trascurate durante la pandemia e adesso dobbiamo recuperare tutte queste visite. Se quindi si riesce ad alleggerire gli specialisti ospedalieri e destinarli a visitare i pazienti non Covid che stanno aspettando da mesi la loro visita, forse effettivamente è un'ottima cosa, quindi ben venga anche in questo senso e con questo obiettivo la vaccinazione in farmacia e il coinvolgimento dei farmacisti. E poi c'è anche tutto il mondo del terzo settore che si sta avviando, il gruppo Abele metterà a disposizione anche dei senza tetto, dei senza fissa dimora, dei migranti, la propria struttura per la campagna vaccinale, anche se permangono dei problemi, mi faceva notare Chiara Rivetti, quali sono? Sì.
Permangono dei problemi nel senso che la campagna vaccinale all'inizio soprattutto era stata riservata ai fragili, fragilissimi dal punto di vista sanitario e agli anziani. Tra di loro non sono stati inclusi i senza fissa dimora, che hanno delle fragilità sociali, ma spesso sono anche proprio persone che hanno dei problemi di salute, perché vivono all'aperto, perché hanno malattie croniche trascurate, perché non vanno dal medico di famiglia, non prendono le medicine, sono difficilmente contattabili, quindi sono tutte persone che non si iscrivono sul portale vaccinale per prenotarsi la vaccinazione. Deve essere in questo modo, in questo caso devono essere contattate direttamente e sono tutte persone che non sono proprio per tutti questi motivi ancora state vaccinate, nonostante ne avrebbero bisogno, perché in genere non sono giovani, in genere sono malati. Quindi una delle cose che sollecitiamo e che credo sia proprio importante fare per loro e per gli altri è proprio quelle di vaccinarli, vaccinarli perché sono persone fragili che potrebbero, nel caso prendessero la malattia, avere anche dei quadri clinici gravi e quindi essere ricoverati in rianimazione. E poi perché, come sempre, il malato può infettare, quindi è una tutela del singolo e della comunità. Quindi proprio è necessario che ci sia, come per i tamponi, una campagna proattiva di individuazione di queste persone, magari nei punti dove vanno a dormire o dove vanno a prendere il cibo nelle mense comunali. Per i tamponi era stato fatto con l'aiuto di Rainbow for Africa, e camminare insieme sarebbe molto utile che venisse fatto andare a anche adesso con i intercettare, vaccini. certo, queste categorie più fragili. Io ringrazio davvero Chiara Rivetti, come sempre, per averci, insomma, illustrato in modo così chiaro dal suo osservatorio un po' il punto, lo stato dell'arte per quanto riguarda soprattutto appunto la categoria che rappresenta come presidente di ANAO Assomed i medici ospedalieri. Grazie davvero Chiara Rivetti, buon lavoro e a Grazie risentirci. dell'invito. Buon lavoro. Io vorrei dare la possibilità intanto a Ivano Verra di aggiungere qualcosa se volesse appunto trovare qualche collegamento, appiglio proprio relativo anche al suo programma, no? Rispetto a quanto è stato detto. In tema di vaccinazione, per esempio, Sì, no. sanitario in generale. Allora, in tema sanitario, per esempio, se posso solamente fare una battuta su una tematica che ha sottoposto il nostro leader Gianluigi Paragone. Sulla tematica che è quella dei tamponi, cioè ci chiediamo perché il vaccino è gratuito e il tampone no, visto che il tampone è uno strumento diagnostico, quindi ancora più importante del vaccino. E pertanto io volevo anche, visto che me l'ha dato l'opportunità, fare questo appunto perché che potrebbero anche i nostri rappresentanti in regione prendono in considerazione, perché un tampone gratuito, secondo me, potrebbe aiutare molto proprio nel tema dei contagi. Per cui questa Vostra proposta, è insomma, una nostra questa. proposta, è un'idea che possiamo dare. Sul tema invece, io me lo sono segnato, però proprio sul tema dell'importanza della presenza della famiglia nei confronti del malato, c'è. In più abbiamo anche, ci chiediamo perché, sono pienamente d'accordo con la Presidente Chiara Rivetti, perché ci dobbiamo chiedere perché con tutti gli strumenti che abbiamo non possiamo riavvicinare le famiglie. E per noi la famiglia, io sono un cattolico praticante, quindi non posso dirle che la famiglia per me è importantissima, questo cioè non posso dire, in più è importante anche non il contatto, ma essere vicini, proprio l'energia che le persone si trasmettono, no, tra di loro, è importante Sì, anche a questo livello proprio terapeutico si terapeutico, diceva, sì, esatto. E la senz'altro. Chiara Rivetti è stata chiarissima proprio su questo tema, e quindi secondo me, e soprattutto abbiamo ancora il tema che l'altro giorno sono usciti degli articoli dove gli organi dei malati di Covid si possono utilizzare nei trapianti. Allora a questo punto ci chiediamo ancora perché tutta questa tematica come dire, dal bruciare i corpi nei sacchi Questo adulti. E bisognerebbe questo è un altro interpellare, passaggio che secondo me e le amministrazioni dovrebbero approfondire questi temi proprio per stimolare l'attenzione nei confronti dei governi
più importanti, il governo regionale, il governo centrale. Ecco, vedo che abbiamo già collegato con noi, ringrazio davvero per essere qui presente in prima linea Paolo Bianchini, un volto notissimo, presidente Mio Italia, Movimento Imprese e Ospitalità. Perché abbiamo voluto coinvolgerlo? Ecco, perché è un po' una miniera di proposte, no? In un momento così difficile, appunto lui rappresenta questo mondo, appunto quello dei cosiddetti codici Horeca, no? Che hanno subito veramente delle perdite enormi, un settore del tutto tartassato. Ora, tra l'altro, si sente e si legge molto spesso sui giornali che finalmente hanno potuto riaprire anche al chiuso le attività e gli esercizi commerciali e quindi si ritorna nei bar e nei ristoranti, però c'è una carenza di personale. Ecco, lo si legge anche a volte fuori dalle vetrine dei ristoranti, cercasi personale. Ecco, sembra un po' un paradosso, perché insomma sappiamo anche quanto ci sia fame di lavoro in questo periodo. Allora molti attribuiscono questa carenza di personale al fatto che alcuni appunto preferiscano rivolgersi all'INPS e richiedere il reddito di cittadinanza piuttosto che mettersi in gioco in questo lavoro. Vorrei sentire da Paolo Bianchini intanto dal suo osservatorio qual è lo stato dell'arte e poi parlare anche della proposta che lei ha recentemente lanciato. Prego, Bianchini. Allora, innanzitutto grazie dell'invito. Sulla questione del personale, della carenza di personale, siamo stati proprio noi il 27 di marzo ad alzare la questione, cioè di metterla all'attenzione dell'opinione pubblica, perché da più parti i nostri associati mi facevano notare che per l'organizzazione della stagione estiva stavano avendo difficoltà enormi a trovare personale di sala e di cucina. Questo perché con 14 mesi di totale incertezza, ad esempio, tanti bravi chef sono andati all'estero a lavorare, avendo magari in altre nazioni aperto prima o dato delle certezze ai nostri colleghi in maniera più netta e decisiva. La questione del reddito di cittadinanza naturalmente apre tante riflessioni. Noi non stiamo criticando il mezzo del reddito di cittadinanza, che in alcuni casi, soprattutto in questa pandemia, ha aiutato veramente delle famiglie a superare questo periodo di difficoltà, ma naturalmente per chi è abile e può lavorare lo stiamo criticando, perché invece di dare un sussidio per stare a casa forse era meglio dare un incentivo alle aziende per assumere, perché il tema del costo del lavoro naturalmente è un tema. Faccio un esempio: un netto in busta paga di 1000 euro a un imprenditore costa 1800 euro lorde, quindi ci sono 800 euro di tassazione e contribuzione, che va moltiplicato per 15, tredicesimo, quattordicesimo e TFR con una mensilità all'anno da accantonare. Capite bene che il tema della tassazione è importante, perché a oggi noi siamo ad ogni 100 euro investiti ad avere un margine netto per l'imprenditore di 5 euro. E capite bene che oggi sfiderei chiunque a fare impresa in una nazione come questa, dove la tassazione è quella che è, investendo 100 euro ed avendo 5 euro di margine. Cosa che poi naturalmente si scontra con la concorrenza sleale che arriva da parte delle multinazionali, che viva Dio adesso pagheranno un 15% di tassazione nel paese dove producono utili e reddito. Però è un primo passo, perché non basta, cioè noi stiamo quasi al 70% di tassazione contro il 15% che pagheranno questi signori, e questi signori durante la pandemia si sono arricchiti pesantemente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo proposto noi, ad esempio, di avere un incentivo alle aziende che assumono al 40% i percettori di reddito, mettendolo in netto nel netto della busta paga e dandolo direttamente ai lavoratori. Che cosa significa? Che lo Stato risparmierebbe il 60% del restante del reddito di cittadinanza, potendolo dare effettivamente a chi ne ha bisogno. Ma chi può lavorare prende il netto in busta e un 40% in più, dato appunto perché viene impiegato in uno dei settori che è stato più colpito dalla pandemia e che oggi sta avendo difficoltà a trovare lavoro. Noi abbiamo associati
che non riescono ad aprire le proprie attività nel periodo estivo per carenza di personale. Capite che dopo 14 mesi significa morte certa dell'azienda. È un problema serio, ecco perché lo abbiamo posto dal 27 marzo, oggi è diventato un argomento naturalmente di discussione. Viva Dio, se ne parla almeno. Ecco, io vorrei sentire anche cosa ne pensa Ivano Verra. Quindi il reddito di cittadinanza non ha funzionato come ponte verso il lavoro? Qual è la sua posizione rispetto anche a quanto ha detto Bianchini alla proposta lanciata? Io devo ringraziare Paolo Bianchini perché effettivamente ha colto in pieno tutte quelle che sono le esigenze, ma giustamente se è presidente di un movimento impresa ospitalità non poteva essere diversamente. Io nella vita professionale faccio l'architetto, lo faccio ancora, per cui e ho molti clienti che hanno delle attività commerciali e anche nel mondo del food, per cui lui ha detto delle sacrosante verità. Pertanto noi dobbiamo prendere i consigli che ci vengono dati dall'associazione di categoria, analizzarli insieme e renderli veramente come dire, dei percorsi operativi per la nostra società. Noi non possiamo dare dei soldi gratuitamente per non fare nulla. Io qui lo dico e qui lo nego, si potrebbe dire, ma noi lo sappiamo, cioè c'è la gente che prende il reddito di cittadinanza, poi va a lavorare il sabato e la domenica in nero, gli danno un tot, la somma tra reddito di cittadinanza e il nero, alla fine ci troviamo con una situazione. Questo sta portando esattamente a quella situazione che sta dicendo ovviamente Paolo Bianchini. Queste cose si sanno e l'amministrazione deve fare qualcosa, deve controllare, deve mandare, cioè l'amministrazione deve essere una spalla nei confronti di chi lavora e di chi vive la città. Non possiamo fare in modo che l'amministrazione, ben sapendo cosa sta succedendo sul proprio territorio, chiuda gli occhi, chiuda le orecchie e chiuda la bocca. Paolo, Io sì, mi prego, fermo. no, se vuole concludere il Sì. pensiero, però No, poi mi fermo, mi volevo fermo. sentire Paolo Bianchini. Tra l'altro ci sono novità per quanto riguarda i contributi a fondo perduto che aspettano appunto gli esercenti, insomma i pubblici esercenti che erano previsti appunto dal decreto Sostegni bis, sono arrivati, ci sono novità? No, è proprio questo il punto, nel senso che, scusatemi, ma mi era arrivata una telefonata. È proprio questo il punto, nel senso che non sono arrivati ancora. Noi avevamo avuto dal ministro Franco in commissione bilancio in audizione la certezza che il 16 di. Scusatemi, ma devo mettere la lunetta, perdonatemi, perché altrimenti salta sempre la comunicazione. Avevamo avuto la certezza che dal 16 di giugno sarebbero partiti i bonifici in automatico per chi aveva ricevuto il Sostegni 1 e per chi aveva fatto domanda entro il 28 di maggio. Questa cosa non è avvenuta. Considerate che questi soldi erano necessari per la ripartenza per tante imprese che naturalmente erano state chiuse per 14 mesi tra aperture e chiusura a singhiozzo. E soprattutto immagino Torino, una grande città che nel fine settimana si svuota perché magari si raggiungono le località turistiche da parte dei torinesi e così via, e quindi a maggior ragione nel momento nel quale si può fare un incasso maggiore, non avendo oggi turisti stranieri in numero importante ancora, stiamo avendo grosse difficoltà, quindi stiamo facendo pressione affinché questi bonifici partano, ma evidentemente tra Agenzia delle Entrate e MEF c'è stato un piccolo cortocircuito, forse si sono scordati di chiamarsi per avvertire, non so, il ministro forse si è scordato di chiamare il direttore dell'Agenzia delle Entrate per avvertire che i bonifici dovevano partire, ma è evidente che c'è stato qualche cosa che non è andata a buon fine. I bonifici non sono arrivati, Non nessuno. sono arrivati. Paolo Bianchini, io la ringrazio davvero, purtroppo abbiamo i tempi un po' stretti. Grazie a voi, Grazie grazie a per il voi. suo prezioso intervento, Presidente mio Italia, risentirci, buon Arrivederci. lavoro e coraggio. Insomma, Buonasera, buonasera. Ivano Verra, Salve. abbiamo anche noi pochi minuti e vorrei darle la possibilità di lanciare un suo ultimo messaggio. Intanto quali sono le sfide più importanti? Abbiamo però veramente pochi minuti perché poi abbiamo i Cerco di prossimi fare sfide ospiti. più importanti sono, le abbiamo già anticipate, alcune sono il lavoro, sono l'artigianato, il commercio. I mercati, io ho un fratello che fa i mercati e quindi indubbiamente conosco la realtà, che è una realtà incredibile, quella del piccolo commercio e del commercio di vicinato, per cui ne sono perfettamente cosciente.
Soprattutto c'è anche un tema della socialità, quindi noi dobbiamo sicuramente ristabilire il mondo del sociale e quindi soprattutto dopo questo anno e mezzo dove veramente si sono realizzate, si sono verificate delle situazioni veramente particolari. Chiudo con la potenza di fuoco di Conte, che come si vede non è stata così una potenza di fuoco perché ci ritroviamo con tutte le problematiche del caso che dal livello nazionale si sono trasferite sui territori e noi come partito e come candidato sindaco della città di Torino vogliamo fare in modo che questa nostra voce, che sarà l'unica voce diversa dagli altri perché oramai abbiamo un governo dove stanno tutti insieme, che poi vivono di slogan dicendo che sono diversi tra di loro, ma poi alla fine governano tutti quanti alla stessa maniera, con lo stesso obiettivo e con gli stessi risultati. Salvini ha detto vado al governo per cambiare dall'interno, mi sembra che da quando sia al governo non sia cambiato nulla, per cui noi siamo l'unica forza politica che possiamo fare dei cambiamenti. Bene, grazie a Ivano Verra, io lo saluto, ci rivedremo poi grazie. Sicuramente in altre occasioni, anche magari organizzando dei faccia a faccia. Ben volentieri. Intanto era nostra cura iniziare a presentare un po' il suo profilo, ricordo, candidato sindaco Italexit per le prossime amministrative, esatto, a Torino. Grazie davvero Ivano Verra, architetto Verra. Adesso invece vorrei proporre al nostro pubblico l'inaugurazione di una mostra al Museo Accorsi, ecco, una delle prime mostre che apre i battenti proprio in questi giorni, proprio quando iniziamo finalmente a poter ritornare agli eventi in presenza. Vi propongo questo servizio curato per noi da Gabriele Rossetti e poi torniamo in studio con altri ospiti. Grazie e ci vediamo tra poco. Le arti decorative accolgono quelle figurative per dare vita ad una mostra sensazionale dedicata all'artista Ivan Timer, uno dei maggiori scultori viventi, creatore di opere capaci di catturare per profondità, intensità e per l'enigmatica varietà di simboli rappresentati. Selva simbolica è il titolo esplicativo della rassegna curata da Marco Meneguzzo, visitabile fino al prossimo 19 settembre al Museo Accorsi Ometto di Torino. Per noi è un punto di ripartenza. Dopo un anno e mezzo di emergenza sanitaria abbiamo riaperto i nostri spazi espositivi al pubblico presentando questa mostra su Ivan Timer, uno dei più importanti scultori moderni, il cosiddetto Benvenuto Cellini del XX secolo. Un artista che in mostra è ben rappresentato sia dalla sua produzione scultorea che da quella pittorica. Il percorso espositivo comincia già dal cortile del Museo di Via Po, dove una serie di obelischi fa da cornice a un gruppo di bambini raffigurati nel momento del gioco, sui quali trionfa la scultura di Arione, un unicum nella produzione dell'artista. Lo scalone del museo, arricchito da alcune fotografie di Amendola, conduce alla galleria dedicata alla prima produzione dell'artista, i cosiddetti tru, i buchi, e a una serie di disegni su carta. È però entrando nel salone cinese che il visitatore si imbatte in quella selva simbolica che dà il titolo all'esposizione. Uno spazio etereo in cui isolarsi, lasciandosi guidare dalle opere, disposte in maniera tale da creare una sorta di foresta di obelischi, ognuno con le proprie rappresentazioni e rispettivi significati. Ci aspettiamo che il pubblico si appassioni e si interessi a un artista moderno, non contemporaneo, in quanto è un artista che a partire dagli anni 70 del Novecento ha saputo dialogare con la tradizione, quindi non è un artista astratto, è un artista molto figurativo, quindi un artista adatto ai nostri spazi espositivi, in quanto il suo modo di creare è molto vicino, insomma, a quello che è la collezione permanente del Museo Accorsi Ometto. Soprattutto ci aspettiamo di catturare l'interesse di una fascia di pubblico giovane, essendo queste opere state create in questi ultimi 30-40 anni. Timer è stato il grande artista delle ultime grandi committenze pubbliche francesi, in quelle di Chirac e di Mitterrand, il grande artista, insomma, dei spazi pubblici, soprattutto francesi, ma anche italiani. Quindi è un artista da grande pubblico e non da pubblico di nicchia, come normalmente è quello di un museo di arti decorative. La visita prosegue con i da Predi, grandi pittori del passato, e con il bozzetto del monumento per il bicentenario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, eretto in Champ de Mars a Parigi nel 1989. Concludono il percorso i pilastri lampade e gli acquerelli di viaggio dedicati ai luoghi visitati da Timer nell'arco della sua vita, in cui prevale uno sguardo attento e appassionato sul rapporto dell'uomo con la natura e lo spazio.
questa può essere la mostra giusta per ripartire con i numeri che facevate un tempo? Lo speriamo sinceramente, lo speriamo. Noi siamo fiduciosi, stiamo lavorando per il futuro, insomma stiamo lavorando guardando ai prossimi anni, sicuramente è una grande sfida. Questa è una mostra interessante perché è una mostra che non riguarda solo insomma, gli spazi interni del museo, ma si apre anche agli spazi esterni, quindi una mostra che vuole dialogare con la città, con il contesto urbano nel quale il museo a Corsiometto si trova, soprattutto vuole dialogare con Via Po e con Piazza Vittorio Veneto. Eccoci di nuovo insieme in studio, abbiamo qui con noi una nuova tornata di ospiti, sono davvero contenta di poter avere qui con noi Giovanni Borsetti, che è presidente FIDAS ADS Piemonte, Associazione Donatori del Sangue, grazie per essere qui con noi. Grazie. Do il benvenuto a Valentino Magazzù, presidente dell'Associazione Fly Torino. Grazie. Grazie davvero, con loro faremo il punto su altri temi sicuramente di grande interesse. Innanzitutto abbiamo pochi minuti, io voglio valorizzarli al meglio. Con Giovanni Borsetti vorremmo fare ovviamente un po' il punto su un argomento così importante che è quello relativo alle donazioni del sangue. Sappiamo che insomma la pandemia in un primo momento, ovviamente avendoci tenuti, costretti a casa col lockdown, aveva messo in seria crisi anche il capitolo riguardante le donazioni del sangue, ma ci sono un po' dei dati inaspettati adesso per quanto riguarda lo scorso anno, nel 2020. Io vorrei fare il punto subito con Borsetti. Allora, come sono andate le donazioni? Ma le dirò che, tanto buonasera e grazie dell'opportunità, perché è veramente importante per la mia associazione e per tutti i donatori di sangue. E paradossalmente l'anno scorso non è andata come ci si poteva aspettare in presenza di una pandemia così intanto improvvisa, non eravamo preparati a niente, e così forte, perché i nostri donatori non hanno mai fatto mancare la loro volontà di donazione. Noi l'anno scorso abbiamo chiuso il 2020 con donazioni in salita, ripeto ancora paradossalmente, ma così è andato e siamo tanto contenti, e quest'anno sta seguendo più o meno lo stesso trend. Questo significa che cosa? Che i donatori sono persone, mi permetto di esagerare, eccezionali. Non perché persone eroiche, come magari si sente dire, ma perché persone che hanno al loro interno la volontà di fare qualcosa di bello e di buono, e indipendentemente da quello che c'è sull'esterno lo fanno. Quindi non è quello il problema che oggi si può affrontare nel mio mondo, piuttosto altri magari vedremo. Certo, quello che però leggevo appunto rispetto a questo report, che in effetti è un po' inaspettato, in controtendenza rispetto a quanto potremmo immaginare, quello che invece ha subito qualche rallentamento, qualche crisi, è quello che è relativo l'argomento, il capitolo relativo alla macchina operativa, organizzativa. Questo soprattutto a causa appunto del personale, dei medici impegnati in prima linea, ovviamente su altri versanti, possiamo immaginare. Assolutamente sì, purtroppo è un tasto dolente che stiamo cercando di affrontare proprio in questi ultimi mesi, anche con la collaborazione dell'assessorato alla regione, alla sanità della regione, perché i medici, un po' perché chiamati a sopperire a quelle che sono le esigenze di vaccinazione della popolazione, un po' perché il Ministero della Sanità ha riaperto i concorsi e quindi molti stanno trovando il loro sbocco professionale naturale in quello che è l'attività ospedaliera, e quindi noi abbiamo a volte delle grosse difficoltà a poter reperire quei personaggi che ci consentono di costituire le equip che vanno poi a raccogliere il sangue. Stiamo facendo delle vere e proprie alchimie all'interno di FIDAS, ma parlo anche con gli amici di Avis abbastanza quotidianamente, quindi vedo che purtroppo il problema è comune a tutti, per cercare di coprire i più grossi punti di prelievo in maniera tale che alla macchina purtroppo dei trasfusi e di tutti coloro che hanno bisogno del sangue non venga mai a mancare la materia prima. Ecco Presidente, cosa vi contraddistingue? Lei ha citato anche altre associazioni, no, che si occupano di donazione. Che cosa vi contraddistingue rispetto anche alla Croce Rossa o altre associazioni che si occupano di donazione del sangue? Ma direi che sostanzialmente non ci contraddistingue niente, se non tutti abbiamo lo stesso obiettivo, che è quello di raccogliere sangue, che è quello soprattutto di fidelizzare le persone giovani innanzitutto a fare questo gesto quando avranno l'età giusta, quindi lavoriamo anche sotto i 18 anni proprio per farle arrivare al 18° anno che possano farlo. Sicuramente quello che ci contraddistingue forse è il fatto che Avis ormai sulla piazza da diversissimi anni ha
qualcosa come 100 anni, credo, di vita, mentre noi siamo solo a 60. Ma nei nostri 60 anni e più abbiamo avuto modo di poterci affermare sul territorio, tant'è vero che sulla regione Piemonte lavoriamo piuttosto bene. E ma comunque non abbiamo, io vorrei sottolinearlo proprio visto che ne stiamo parlando, non c'è rivalità tra Fides e Avis, anzi c'è una collaborazione a maggior ragione proprio in questi ultimi tempi, dove io come presidente Fides e un personaggio che ho conosciuto proprio pochi mesi fa, presidente Avis, stiamo trovando delle, diciamo così, delle idee comuni da poter portare avanti, sempre nell'interesse unico, che è quello aumentare la raccolta del sangue. Finish. Ecco, aumentare la raccolta di sangue, ci ha parlato anche appunto di, dei volontari, dei donatori. Quali requisiti devono avere i donatori? Deve essere maggiorenne, sano e essere convinto di poter donare un qualcosa che non saprà mai a chi andrà. Questi direi che sono il secondo e più morale che altro, però i primi fisici sono quelli. Essere anche consapevoli del fatto che donare il sangue gli consente di poter essere controllato anche 3, 4, 5, 6 volte all'anno in quello che è la propria salute. Non è una cosa da dimenticare. Tutte le volte che si dona il sangue, quel sangue viene analizzato e quindi al donatore vengono poi rassegnati i diversi esami a cui è stato sottoposto e quindi uno può seguire la propria salute come sta andando. Ecco, bisogna anche però donare in momenti giusti, no? Cioè aderire in modo massiccio a una campagna non sempre dà dei risultati positivi. Ecco, in base a quali criteri dobbiamo scegliere di diventare donatore in un periodo piuttosto che in un altro? No, il donatore deve decidere di diventare donatore per il semplice motivo che voglia diventare donatore. Poi che si affidi a un'associazione come quella che ho l'onore di presiedere, piuttosto che l'altra associazione Avis o la Croce Rossa Italiana o ad altre piccole associazioni del territorio, questo non pone alcun veto. L'importante è che nel momento in cui ha deciso di diventare donatore sappia che deve farsi, mi passi l'espressione, gestire dall'associazione. E cioè ti chiamo io associazione nel momento in cui c'è bisogno di donare il sangue, in maniera tale che il sangue arrivi sempre in maniera regolare nei diversi periodi dell'anno e se c'è proprio da accelerare un attimo, in accordo con quello che è la Commissione Sangue della Regione Piemonte, andiamo ad accelerare noi sulla richiesta del donatore di sangue. L'anno scorso purtroppo si è verificata una questione abbastanza negativa per certi aspetti, a marzo è stato lanciato un allarme di carenza sangue, i donatori che non vedono l'ora di fare il loro dovere si sono precipitati e abbiamo rischiato di avere... Più che rischiato, abbiamo avuto un eccesso di sangue. E questi esuberi quindi vanno poi persi? Non lo diciamo. No. Non lo diciamo che questi esuberi sono esuberi e quindi come tali, se non si trova poi uno sbocco, rischiano di non essere utilizzati e questo è vero. Ecco, io adesso purtroppo vorrei affrontare tantissimi argomenti con voi, il tempo è sempre tiranno. Valentino Magazzù, con lei ci eravamo prefissati di parlare, di commentare, ovviamente da un presidente di Associazione Fly Torino che da tanti anni no, si batte per la valorizzazione del nostro aeroporto di Caselle, Sandro Pertini, adesso finalmente arriva una notizia molto buona, sospirata, lei anche in modo un po' ironico, leggero. Ci sono voluti 10 anni, c'è voluto una pandemia, insomma in mezzo c'è stato un po' di tutti, ma siamo approdati finalmente a un risultato molto importante alla base di Ryanair a Caselle. Le lascerei appunto lo spazio, così commenta questa notizia. Sì, grazie dell'ospitalità, grazie dello spazio che date alla mia associazione, all'associazione sì, che ci presiedo. Ricordi che cos'è questa associazione per chi sì, non la esatto. conosce? Sì, esatto, Fly Torino è un'associazione nata nel 2008, tanti anni fa, noi siamo nati da un blog di un quotidiano locale, del quotidiano La Stampa, posso dire, e, è stato un inizio molto molto forte, tutti legati da questa, diciamo, dalla voglia di far avere a Torino un aeroporto degno della terza città d'Italia per valori economici, perché allora e forse anche oggi tanti collegamenti internazionali mancavano, mancava appunto una base di un vettore low cost. Torino è arrivata a un certo punto a essere l'unica grande area metropolitana d'Europa senza un vettore low cost basato. Poi la Sagat è intervenuta su questo, prima con il vettore Blue Air, poi ampliando anche i collegamenti di Ryanair e finalmente pochi giorni fa è stata annunciata questa base di Ryanair che metterà due aerei, speriamo
per iniziare, no? Speriamo che poi possa crescere, anche perché un vettore low cost basato in un aeroporto, in particolare il vettore Ryanair, che è un po' il leader del settore, significa anche tanti posti di lavoro. Non è un caso che il giorno dopo l'aver annunciato la base, una società che ha l'esclusiva in Italia per una società bergamasca che ha l'esclusiva in Italia per la manutenzione degli aerei Ryanair, ha annunciato l'apertura di una sede operativa a Torino e ha annunciato che avrebbe iniziato le selezioni del personale. La base Ryanair porterà 60 posti di lavoro fissi a Torino, che potranno quindi aumentare se aumenteranno gli aerei e il numero di passeggeri. È calcolato, studi abbastanza ormai dimostrati, che ogni milione di passeggeri in un aeroporto si genera un indotto di circa 750 posti di lavoro. Pensiamo ai parcheggi, pensiamo ai ristoranti e agli alberghi. Banalmente, alcuni voli Ryanair, i primi voli del mattino partiranno alle 6. Potrà capitare che magari tanti passeggeri sceglieranno di arrivare la sera prima e dormire in un bed and breakfast nella zona dell'aeroporto, o parcheggiare l'auto nei tanti parcheggi che ci sono a disposizione a caselle. Quindi 750 posti di lavoro indotti per ogni milione di passeggeri in una città come Torino, che è fortemente in crisi di lavoro, sono sicuramente una boccata d'ossigeno, senza contare gli aspetti di turismo. Certo, ora quello che serve è un collegamento diretto Torino-Caselle, no? Il prossimo passo. Esatto, per fortuna i lavori sono già stati avviati, sono a buon punto. Ci sono stati dei ritardi a causa della pandemia, dell'amianto che è stato trovato durante alcune demolizioni, però si pensa che in un anno i lavori termineranno, quindi al più tardi, al 1° gennaio 2023, dovrebbe essere operativo questo collegamento diretto tra l'aeroporto di Caselle e il passante ferroviario, perché il collegamento ferroviario c'era sempre fino a stazione Dora, però era un collegamento un po' monco, no? Perché si arrivava a stazione Dora, che era un po' isolata, no? Poi bisognava bisognava poi magari prendere un bus urbano o altro. Avendo il collegamento inserito nel passante, teoricamente Trenitalia o un gestore, un operatore ferroviario, potrebbe mettere collegamenti diretti anche da altre città del Piemonte verso Caselle, quindi il bacino d'utenza dell'aeroporto si allargherà notevolmente. Bene, siamo davvero lieti che dopo tante battaglie, esatto, Valentino Magazzù abbia potuto coronare questo suo piccolo grande sogno. Io vorrei proseguire con Giovanni Borsetti, abbiamo pochissimi minuti, ma volevo ricordare che anche oggi si celebra la Giornata Nazionale delle Malattie del Sangue, col sangue molto importante anche come farmaco, l'abbiamo anche visto in occasione appunto della pandemia. Assolutamente sì, ma è un altro di questi aspetti positivi che dicevo sempre paradossalmente, sembra che non si dovessero verificare, è che la donazione di plasma, che poi è alla base della produzione di farmaci salvavita, ha avuto una grossa impennata nel 2020. Direi che la regione Piemonte di per sé, che è proprio autosufficiente da questo punto di vista, non può che essere orgogliosa dei suoi donatori di sangue, perché ha consentito anche di mantenere quelli che sono gli impegni della regione Piemonte nei confronti per esempio della regione Sardegna, piuttosto che delle province meridionali del Lazio, dove noi mandiamo il nostro sangue perché là purtroppo ne hanno più bisogno di quanto possono raccogliere, e quindi noi contribuiamo. Volevo solo aggiungere una cosa, se mi permette, perché è una cosa proprio freschissima, l'ho saputo poco prima di entrare in studio. Continuano a girare delle fake news piuttosto pesanti sul sangue, ne abbiamo sentiti tutti i colori, speravo che ormai la cultura generale avesse sconfitto questo atteggiamento, diciamo, negativo, essere buoni. Il donatore che è stato vaccinato contro il Covid. Era la prossima domanda che volevo farle. Guardi, io ce l'ho talmente qui sul piloro. Prego, che veramente ha tutto lo spazio per poter ricordare intanto ai nostri telespettatori questa notizia che si è diffusa, no? Che chi ha fatto il vaccino non può donare sangue. Prego. Si è diffusa proprio poco fa e purtroppo per bocca, se si può definire così, di un personaggio che ha un certo seguito, perché mi è stato detto che è un attore del teatro. Facciamo italiano, nome. Ma di nome greco, di cognome Montesano, non so chi sia onestamente, perché nel momento in cui mi era simpatico lo disconosco assolutamente, non si possono lanciare di queste notizie incontrollabili in questa maniera. Quindi il donatore di sangue che è stato vaccinato
passato il lasso di tempo logico perché stia bene, non ci siano effetti collaterali, può continuare a donare il sangue come prima, punto. Non c'è niente che osti alla donazione del sangue, nel senso che l'unica cosa che può ostare sono eventuali esami negativi da parte della commissione sangue che è preposta all'esame della sacca donata. Chiuso tutto là, non c'è niente da inventarsi, non c'è niente da fare, il donatore deve stare sereno e tranquillo che è gestito in maniera opportuna dalle associazioni di cui facevo menzione prima. Finita là. È possibile fare anche la propria donazione col 5 per 1000 alla... sì, non ecco. Volevo arrivare là, anche perché non ho con me purtroppo il codice fiscale, però sì, noi gradiamo molto che ci sia il 5 per 1000 anche per la nostra associazione, perché questi denari che noi stiamo introitando nei diversi anni ci servono per fare gli investimenti, perché le associazioni, e poi prometto che chiudo, le nostre associazioni hanno la doppia attività, una è quella associativa di promozione del sangue, ma c'è anche l'attività che io definisco industriale, che è quella della raccolta. Torneremo del sicuramente a parlarne, sarete nostri graditissimi ospiti. Grazie, e ringrazio Valentino Magazzù, presidente dell'associazione Fly Torino, e Giovanni Borsetti, presidente di FIDAS ADS Piemonte. Grazie davvero per essere stati con noi, grazie a voi per averci seguito fin qui. Come sempre ci vediamo domani a partire dalle 15:30. Grazie a tutti, buona serata.